Yuri Basilicò, che è fondatore dell'associazione Va Sentiero. Buonasera Yuri. Buonasera Simona e buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, abbiamo scelto la vostra esperienza, in realtà ci siamo arrivati per caso, detto molto sinceramente, perché ci sembrava una bellissima esperienza di come un gruppo di giovani, mi pare sei, abbia costruito da nulla una bellissima idea, ma anche una realtà che funziona. Raccontaci un po' che cos'è Va Sentiero e com'è nata. Va Sentiero è la spedizione di un gruppo di ragazzi, appunto sei, lungo quello che è il trekking più lungo del mondo, il Sentiero Italia, che è un filo rosso che cuce tutto il nostro paese, tutte e 20 le regioni del nostro paese, dal Friuli Venezia Giulia fino alla Sardegna, lungo quella che è la dorsale montuosa, quindi tutte le Alpi, poi tutta la catena appenninica, isole comprese. E noi abbiamo scoperto qualche anno fa questo trekking, ci siamo resi conto che era sconosciuto a noi e a tutti gli altri. Abbiamo pensato fosse un patrimonio incredibile, soprattutto per tutte le aree che attraversa, quindi tutto quello che è il potenziale, il patrimonio costituito dalle nostre montagne, no? Quindi i paesaggi, le culture, i dialetti, le pietanze, e chi più ne ha più ne metta. E quindi ci siamo decisi a creare appunto un progetto, una spedizione che non voleva, non vuole tuttora essere affatto un progetto sportivo, quanto più socioculturale, con l'obiettivo di scoprire attraverso questo trekking le nostre terre alte e cercare di raccontarle in maniera fresca e forte. Quindi abbiamo creato... Prego. Voi accompagnate le persone lungo questo sentiero? Noi diciamo che, ispirandoci un po' al film di Forrest Gump, abbiamo creato una spedizione partecipativa, quindi abbiamo ideato questa formula che si chiama Walk with Us, per cui chiunque può percorrere con noi una o più tappe. Quindi ogni giorno, diciamo, adesso chiaramente di questi tempi non è, abbiamo dovuto sospendere la cosa, però diciamo che fino a che il Covid non ce lo impediva, ogni giorno c'erano persone che appunto si aggiungevano, e ripartivano, ritornavano. Noi siamo partiti l'anno scorso da Trieste. Abbiamo percorso tutto l'arco alpino, siamo arrivati col giugno dell'inverno nelle Marche, abbiamo poi fatto una pausa invernale, quest'anno avremmo dovuto riprendere il cammino a marzo, non è stato possibile, siamo ripartiti quindi un mese e mezzo fa, e quest'anno l'obiettivo è arrivare fino a Santa Maria di Leuca. L'anno prossimo, sperando in condizioni migliori, ripartiremo invece in primavera per fare tutto il sud, quindi dal Molise fino appunto alla Sardegna, e speriamo che anche l'anno prossimo ci possa essere tanta gente che camminerà con noi di nuovo. Quindi tecnicamente come funziona? Ognuno prenota una sua tappa? Quanto dura? Come si prenota? Sì. Abbiamo un sito che è vasentiero.org, così si può seguire chiaramente sui social, Facebook e Instagram, che funzionano molto bene, e dal nostro sito c'è una sezione che attualmente abbiamo tra virgolette congelato, ma in cui normalmente c'è sia il calendario che il bottone iscriviti, attraverso cui chi vuole fa presente che da tappa X a tappa Y sarà con noi, e noi faremo appunto le informazioni su dove raggiungerci, anche se chiaramente insomma chi si aggiunge viene anche e con spirito di avventura e adattamento e in autonomia, quindi deve sapere insomma non siamo un tour operator, chiaramente siamo un gruppo di ragazzi, quindi forniamo le informazioni, spesso facilitiamo, però chi viene insomma deve essere in grado di sapere dove dormire, come dormire, avere il sacco a pelle e via dicendo, ecco. Voi avete lasciato tutto e fatto una vera scelta di campo. Vi hanno dato un po' dei pazzi? Oh. Hai voglia a fare? Sì, senz'altro, anche perché lavoravamo tutti, eravamo tutti professionisti e a un certo punto mollare un posto di lavoro sicuro, eccetera, non va molto di moda, specialmente insomma, per fare qualcosa che attualmente è puro volontariato. Però ci credevamo, ci crediamo ancora di più adesso e siamo sicuri che anche per il nostro futuro lavorativo insomma stiamo investendo tempo prezioso che ci darà un ritorno ancora più prezioso, lavorativamente e non. Crediamo davvero insomma, in quello che stiamo facendo, sono sicuro e siamo tutti sicuri che ne avremo ottimi risultati e già ne stiamo ottenendo. Yuri, rimani in linea, spazio a una canzone e poi torniamo insieme. E noi ci ascoltiamo Ragazzo Fortunato, uscita nel 1992 e contenuta nell'album appunto Lorenzo 1992, chiaramente parliamo di un brano di Jovanotti. Il brano descrive in modo semplice l'autoironia e il realismo di un ragazzo, forse Jovanotti stesso per alcuni, ricco di desideri e voglioso di diversi sé. Se io potessi starei sempre in vacanza, se io fossi capace scriverei il cielo in una stanza. Questi sé che tuttavia sembrano non arrivare mai. Il ragazzo
che si autoreputa fortunato, però fa del sorriso un po' un antidoto nell'attesa della sera e dell'incontro della propria dolce metà, che lo fa sentire ragazzo fortunato, appunto. Ritorniamo a Radio Civita in Blu, stiamo parlando di giovani e in questo momento è un giovane che sta parlando con noi, ovvero Yuri Basilicò dell'associazione Va Sentiero. Stiamo raccontando questa bellissima esperienza nata dall'idea di sei giovani di mollare tutto e investire sul sentiero d'Italia, accompagnando tantissimi altri cittadini a scoprire le bellezze del nostro territorio. Quindi sono una sorta di tour organizzati lungo le nostre montagne e non solo. E stavamo appunto commentando questa scelta, a volte anche giudicata folle, di lasciare tutto e investire in un'attività del genere. Però la domanda che faccio a Yuri è: quanto tocca ai giovani di tagliarsi uno spazio? Direi che è il nostro dovere, insomma, esattamente come hanno fatto i giovani di un tempo. Noi forse, come dire, rispetto alle generazioni passate magari siamo più viziati, no? Abbiamo trovato condizioni migliori, quindi forse ci aspettiamo un po' troppo spesso che la fortuna arrivi dall'alto, invece come dire, tocca anche a noi lasciare questo mondo, no, migliore di quando abbiamo trovato, e quindi rimboccarsi le maniche e trovarci un proprio posto al mondo e investirci, insomma, e non dobbiamo appunto aspettare che arrivi una mano benefica o benevola dall'alto. Ecco, questo è un po' il nostro mantra. C'è una bellissima poesia di Brecht che dice: non aspettare altra risposta oltre la tua. E noi abbiamo fatto appunto una sorta di regola di vita, diciamo. Perché non ve ne siete andati? Perché proprio investire nell'Italia? Beh, guarda, è curioso perché in realtà tutti noi abbiamo avuto lunghe esperienze all'estero, chi in Australia, Nuova Zelanda, Londra, ad Amsterdam. Però da una parte siamo tutti legati alle nostre terre, e dall'altra forse dopo qualche abbiamo viaggiato ci siamo resi conto che vai, ma un posto così speciale, insomma, posti così speciali, così ricchi, così vari, in cui trovare bellezza, cultura, cibo, aria, persone, ospitalità, forse appunto non ce ne sono. In Italia, come dire, siamo un paese piccolissimo, però valle che vai, usanza nuova che trovi, davvero è un museo a cielo aperto in cui giorno dopo giorno scopri qualcosa di nuovo e di assolutamente unico, e questo è qualcosa che appunto abbiamo soltanto noi, ed è un tesoro di cui dobbiamo essere non soltanto fieri ma estremamente responsabili. Quali sono le storie delle persone che decidono di camminare con voi? Perché questa cosa mi incuriosisce. Che tipi sono? Adulti, ragazzi, giovani? Perché scelgono un'esperienza del genere? Ma guarda, in realtà diciamo, sono compagni molto diversi uni dagli altri, nel senso che ti posso dire, tanti sono giovani, spesso anche magari studenti, che più delle volte magari non hanno neanche grosse esperienze in montagna, di cammino, ma che sono curiosi, hanno veramente voglia di provare un'esperienza diversa, fuori dagli schemi. E il fatto, come dire, di farlo con noi, che siamo giovani e che al contempo diciamo abbiamo un po' di esperienza, li rassicura. Però spesso ci sono anche magari persone invece di una certa età, a pensionati, piuttosto che tantissime magari associazioni locali, scout, insegnanti con le scuole, con le loro classi, appunto è un pubblico molto, molto variegato, a volte gruppi di amici, a volte lupi solitari, ragazze. Credo che in generale, come dire, ci sia, forse il minimo comune denominatore sia una voglia sempre maggiore da parte, insomma, delle persone di stare un po', come dire, più in silenzio, no? Magari di staccarsi dal rumore della città, dai ritmi forsennati. Ieri una domanda te la volevo fare sul camminare, che adesso è un po' tornata di moda, no? Questo senso del cammino, sì. Sul camminare. Sì, camminare è qualcosa che, come dire, diciamo, è l'attività più antica, insomma, della nostra storia, è un gesto naturale, però oggi giorno ha assunto, insomma, un significato direi quasi rivoluzionario, perché in un mondo che va appunto sempre più di corsa, sempre più con i paraocchi, camminare, quindi muoversi con lentezza, dovendo per forza di cose, insomma, guardare dove si mettono i piedi, dover relazionarsi, insomma, riscoprire fondamentalmente la nostra terra, è qualcosa di controcorrente, che però al contempo è un'esperienza che notiamo sempre di più. Una volta che viene fatta, diciamo, lascia un segno profondo, fa venire voglia di ritornare a farlo. E per noi è bellissimo il fatto che la stragrande maggioranza
delle persone che si raggiungono puntualmente ritornano a camminare con noi più e più volte. Questo vuol dire che evidentemente, insomma, quello che stiamo facendo appunto lo facciamo in, come dire, in tempi maturi, i tempi sono quelli giusti per farlo. Un'ultima domanda, ecco, io ringrazio particolarmente come direttore di avervi ospiti nella nostra piccola emittente. A me è capitato di fare uno dei sentieri d'Italia, della Via Francigena del Sud. Un'esperienza che ho avuto è quella che mi sarei aspettato cammini molto più puliti, cioè una cosa che mi ha lasciato tanta tristezza è lo sporco dei cammini. E io volevo lasciare una domanda a voi, un desiderio che avete, se anche voi avete avuto questa esperienza di trascuratezza da parte dell'uomo, e qual è il desiderio che vi aspettate rispetto ai cammini? Ma guarda, è una domanda che giunge al momento giusto, perché proprio in questi giorni ci troviamo in Puglia e tra poche tappe ci connetteremo alla Via Francigena. Ti posso dire che purtroppo è da una settimana a questa parte che troviamo davvero, insomma, uno schifo spesso sui sentieri, ma poi insomma cose inaspettate, sia sacchi di spazzatura, a volte secchi piuttosto che frigoriferi, insomma di tutto, sono cose che hai visto anche tu. Ora questo, diciamo, vabbè, al di là dello sdegno che provoca, quello che credo, diciamo, faccia più tristezza è il fatto che è un sintomo dello scarsissimo legame tra chi vive queste terre e le terre. Vuol dire che evidentemente questo legame, insomma, si è andato perdendo. Se una persona ama il suo territorio, come dire, lo vive, non lascia in giro l'immondizia, anche perché, figlioli, siamo nel 2020, insomma, te la passano a prendere sotto casa. Quindi c'è un tema. Quello che in quest'ottica il turismo lento, i cammini e i camminatori, diciamo, fanno è quello, come dire, di obbligare certi territori a prendersene cura, perché altrimenti, come dire, le persone non vengono a camminare, non vengono, insomma, a visitare quello che di bello c'è. E quindi quello che auguriamo è che anche con la nostra esperienza, infatti in questi giorni ne continuiamo a parlare, si possa, insomma, nel nostro piccolo contribuire, insomma, a riaccendere una sensibilità di questo tipo, perché davvero è tristissimo essere in zone così meravigliose, insomma, nel silenzio, negli odori, e poi a un certo punto trovarsi davanti a un sacco dell'immondizia che, come dire, che ha macerato per giorni al sole, quindi fa una puzza incredibile, è veramente qualcosa di, insomma, di indecente, che non ci fa onore, anzi, cioè, rende soltanto, insomma, fa rabbia. E gli rivolgiamo un'ultima domanda. Ieri in un'intervista a Greta Thunberg, in realtà in questi giorni anche di nuovo all'insegna della cronaca per tutte le diverse manifestazioni richieste anche in vista del G20, diceva nuovamente la frase che le sentiamo dire da tanti e tanto tempo: ci state rubando la speranza. Quanto ambiente e speranza sono collegati? Beh, direi molto strettamente, insomma, l'ambiente è la nostra casa primaria, quindi, come dire, come se a un certo punto ci distruggessero la casa in cui viviamo. E quello, diciamo, è la base da cui viviamo, in cui viviamo, torniamo, mangiamo. Quindi avere qualcuno che te la tira giù, chiaramente, insomma, significa toglierti il basamento delle tue possibilità e quindi farti terra bruciata intorno. E quindi sì, non posso che condividere quello che dice Greta. Al contempo, ripeto, è il nostro compito come giovani lottare per mantenere quella speranza. Spesso, e non mi riferisco a Greta, però, diciamo, spesso in generale noi giovani ci rifugiamo, no, dietro l'assenza di prospettive, difficoltà per giustificare quello che non facciamo. Invece, come dire, lei ha un po' rotto gli schemi, è una sedicenne che ci fa lezione. Sì, Caspiterina, sì, e meno male. Ci serve qualcuno che ci rompa gli schemi, e non soltanto, insomma, che ci ricordi, che ci richiami le nostre responsabilità, perché se parliamo sempre di loro, diciamo, ma tu che fai? Allora, dobbiamo fare renderci conto che noi in primis animiamo questo mondo, e noi in primis abbiamo il dovere etico di prendercene cura e di lottare per renderlo, appunto, come dicevo prima, un posto migliore. Quindi grazie a Dio, insomma, c'è una commedia che appunto scuote gli animi e ci richiama sul pezzo.